Eccoci per un appuntamento importantissimo. Bentornati sul canale Twitch di Every Eye. Bentornato Antonello, come stai? Buonasera a tutti, benone direi. Sono un po' malaticcio, però Aia, oggi mi sento aia. bello carico. Bene, Quindi compenso. allora amici, oggi è uscita la recensione di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Rimasterizzazione attesissima del gioco originale per PSP, che è fondamentalmente un prequel di Final Fantasy VII, gioco e in generale saga di cui si sta parlando tantissimo in questi mesi, in questi anni, perché insomma, tutta Ma è abbastanza. l'operazione dietro il remake di Final Fantasy VII condotta da Tetsuya Nomura comunque ha fatto tantissimo parlare di sé. È scaduto l'embargo e tale embargo ci permette di streamare il gioco per le prime ore, per le prime 6, se non sbaglio. Noi No, in faremo. realtà la live può durare 6 ore, però possiamo mostrare soltanto i primi due o tre capitoli, Ah, i primi due o tre che capitoli, durano vabbè, molto meno di 6 ore in realtà, però con quello che ok, abbiamo di quindi tempo ce la possiamo streamare. facciamo. Vabbè, ma Male tanto che noi. vada ti blocco. Sì, no, no, ma tanto noi perché, Andiamo tranquilli, insomma, noi faremo un rilassati. paio d'ore fino alle 19, quindi sicuramente ci manterremo entro i limiti delle restrizioni poste Sì. da Square Enix, perché insomma giocheremo un po' le prime 2 ore e faremo sicuramente il primo capitolo, i primi due, insomma, adesso vediamo un pochettino. Facciamo un preambolo, facciamoci una chiacchiera preliminare. La recensione è uscita oggi, Anto. Tu gli hai dato Stamattina, 8 e sì. mezzo. Gli hai dato 8 e mezzo. L'hai definita un'edizione comunque imperdibile per tutti i fan della collection di Final Fantasy VII. Raccontaci un pochettino, riassumici quelli che sono i punti salienti anche della tua recensione, insomma, prima poi di entrare nel dettaglio e di iniziare a giocare. Nella recensione ho trattato, come sai, ogni singolo elemento del gameplay. Ho parlato un po' delle cose che a livello grafico sono cambiate rispetto alla versione Sì. PSP, quelle che mi hanno convinto, quelle che invece magari avrebbero avuto bisogno di qualche ritocco in più, come ad esempio, ne parlavamo dietro le quinte, i modelli poligonali dei personaggi secondari o degli scenari. Però c'è anche un argomento che mi piacerebbe esplorare assieme a te, che so che sei un fan, in questa diretta. Riguarda l'importanza di Crisis Core in questo momento particolare per la mitologia di Final Fantasy VII, perché tu, come abbiamo detto prima, il gioco è un prequel, è uscito 10 anni dopo l'originale Final Fantasy VII, andava a esplorare un personaggio che nel gioco originale aveva un minutaggio, come ricorderai, abbastanza esiguo. Sì. Zack compariva in 3 scene forse per un totale di 20 minuti sì e no, eppure era un personaggio molto molto importante perché aveva un legame con Cloud e con Aeris, un legame che noi abbiamo Assolutamente. potuto esplorare veramente solo attraverso Crisis Core, che prima era stato a malapena abbozzato, anche perché Assolutamente. per quanto fosse un capolavoro, Final Fantasy VII era un po' figlio di un'epoca in cui i personaggi non venivano magari caratterizzati come oggi. Di conseguenza, Esatto. Crisis Core è andata a esplorare correggimi se sbaglio, delle piccole falle, diciamo, a riempire, che l'originale aveva accusato soltanto dopo qualche anno, come appunto il legame con Aeris e Cloud. Sì, Visto quel. perché Vai. nel Final Fantasy VII classico i flashback in cui poi si evince qual era il ruolo di Zack rispetto a Cloud, ad Aeris e in generale anche alla lore di Final Fantasy VII venivano accennate, però anche nel classico originale lasciavano presupporre che c'era del non detto che andava colmato comunque in qualche modo. E quindi poi arrivò questo Crisis Core nel 2007, se non sbaglio, che 2007, bravo, sono proprio qui. tappava un bel po' di buchi e direi che dopo Final Fantasy VII originale, direi che è il capitolo più amato, insomma, di tutta la collection. Sì, penso assieme al remake Crisis Core sia uno dei più amati dalla community, anche perché bisogna tenere presente il lavoro che Square fece all'epoca su Sephiroth,
perché noi i motivi del suo cambiamento li abbiamo conosciuti anche attraverso l'originale, però poi in Crisis Core venivano approfonditi tantissimo. Come no? Perché noi nelle prime battute di Crisis Core lo vediamo ancora come un soldier onorevole, leggendario, anche un po' mansueto in realtà, e non quel pazzo assassino che poi abbiamo adorato nell'originale. Quindi anche alla luce di quello che è avvenuto nel finale del 7 remake, di quello che ancora avverrà nel Rebirth, Crisis Core è importante oggi più che mai, secondo me. Come no, assolutamente. Visto perché anche, come dicevi tu, il ruolo che Zack avrà nella nuova saga, sì, diciamo così, visto che è stato pesantemente rimaneggiato rispetto a quello che gli capita nel classico. Io giocando a Crisis Core ho provato i giorni scorsi a pensare che cosa abbiano potuto pensare, provare le persone che nel 2020 hanno completato il remake, si sono trovati questo personaggio nell'epilogo. Che cosa avranno capito di Zack? No, niente. Crisis Core nel remake è fondamentale, niente, per capire, sì, sì, che cosa ha significato Zack per i nostri eroi. E soprattutto capire che cosa farà da questo momento in avanti. Come scrivo anche nella recensione, bisogna conoscere il passato per orientarsi. Esatto, no, ma anche futuro. Perché nel Final Fantasy del 97, ovviamente, quella è un'opera completa. E sì, quindi arrivati alla fine della storia, il racconto piano piano ti fa capire poi chi è Zack. E poi c'è stato il prequel, Crisis Core. Chi ha giocato il remake si è ritrovato, e che magari non conosce tutta la storia originale perché magari per motivi anagrafici non ha giocato il Final Fantasy VII originale, ovviamente si è ritrovato alla fine di Final Fantasy VII Remake e alla fine anche del DLC dedicato a Yuffie, si è ritrovato sto Zack e ha detto: e questo mo chi è? Quindi Crisis Core, come è vero, adesso Crisis Core è più importante che mai, assolutamente. Quindi sono completamente d'accordo. Allora ragazzi, io direi di cominciare a giocare. Io adesso passo alla schermata di gameplay. Salutiamo qualcuno, insomma facciamo un po' di saluti. Ciao Rick, ciao di Aizen, ciao a Tommaso. Salve bellissimi, passo per un saluto perché Gab mi ha introdotto a Marvel Snap e adesso è diventato anche per me una droga. Allora guarda Tom, io ti dico, è talmente leggero, è talmente mordi e fuggi Marvel Snap, che tu puoi anche con un orecchio e con un occhio seguirci, anzi con le orecchie seguirci e con un occhio magari guardi un po' Crisis Core e con l'altro occhio ti concentri su Marvel Snap e ti fai lo snappino ogni tanto. Secondo me è fattibilissimo e quindi niente amici, adesso io direi di cominciare a giocare. Datemi per favore un feedback sull'audio, che è importantissimo, non vorrei che friggesse. Eccoci qua. E mentre io inizio una nuova partita su Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, io chiedo, ovviamente con dialoghi rigorosamente in giapponese, chiedo ad Antonello di continuare a raccontarci un po' la sua recensione. Vogliamo partire prima di ogni cosa dall'assetto grafico, che era un po' l'elemento di maggiore curiosità, perché anche dalle anteprime che abbiamo avuto, io stesso ho giocato Crisis Core per qualche ora in anteprima a settembre agli Square Enix Plays in occasione del Tokyo Game Show, insomma si capiva che questo gioco, come l'hai definito anche tu stesso più volte anche prima della recensione, si pone un po' a metà tra la remaster e il remake, proprio perché si vede che c'è stato un lavoro di ricostruzione e di rifacimento, però ecco, un pochettino superficiale sotto questo punto di vista, senza ovviamente replicare il lavoro di ricostruzione fatto con il remake, che è incredibile. Quindi ti chiederei di partire da questo. Hai fatto bene a citare il remake, perché Square ha cercato di dare una continuità, di creare una continuità tra la nuova versione del remake del Crisis Core, scusami, più che altro. Del remake che abbiamo giocato un paio d'anni fa. Però effettivamente, sebbene sotto alcuni aspetti la nuova versione di Crisis Core possa sembrare un remake, si tratta
di una via di mezzo, io l'ho definita una remastered plus, perché per esempio, come vedremo anche a breve, i modelli dei poligonali dei personaggi principali sono stati ricreati da zero, con uno stile che ricorda molto quello usato dal remake, e anche un po' Crisis Core in realtà. Ok. Però, anzi, hanno animazioni facciali convincenti, sono molto espressivi, però i modelli degli NPC e della gente per controllare per le strade di Midgar o comunque nei bassi fondi lasciano ancora un po' a desiderare. Le comparse magari avrebbero avuto bisogno di un intervento maggiore. È vero che sono personaggi che incontri 2-3 volte durante il gioco, però comunque lo stacco c'è e si nota tanto. Quindi non possiamo parlare di remake integrale, però neanche di una semplice remaster. Per esempio anche gli scenari. Square ha chiaramente elevato la risoluzione, però le texture sono ancora un po' sottotono, un po' spartane. Poi c'è da mettere in conto anche la struttura del lab e dei dungeon. Come forse ricorderai, questi erano dei corridoi quasi sempre uguali, molto lineari e infiniti. E purtroppo quello è un lascito delle origini PSP del prodotto, e su quello Square non poteva intervenire granché. Sì, è chiaro, perché o fai il remake totale oppure comunque se lavori sulle vecchie texture inevitabilmente tu puoi un pochettino tamponare sulla struttura, è chiaro, tu puoi un pochettino tamponare, puoi rifinire, pulire effettivamente quello che c'era prima, non lo puoi stravolgere. Però il gioco quello è. Non lo puoi stravolgere più di tanto, però ho letto, cioè, lo puoi abbellire, lo puoi alleggerire. Esatto. Per esempio non c'è un questi 5 almeno non sono imbattuto in un calo di frame rate. Chiaro. Il gioco poi ha un sistema di combattimento molto più fluido, però è rimasto grosso modo lo stesso. Chiaro. Allora, prima di tornare a parlare anche del gameplay, della parte grafica, eccetera, eccetera, siccome magari c'è chi non ha mai giocato Crisis Core, chi non conosce bene Zack perché non ha giocato il Final Fantasy originale del 97, vuoi fare anche un recap della trama mentre gioco? Cioè, nel senso, dove siamo, sì, quando siamo, chi è Zack, che cosa racconta Crisis Core? Prima però un solo appunto, visto che ne stiamo parlando. Guarda questa cazzina. Sì. Questa è una delle cazzine originali della versione PS1. Sì. È stata ritoccata, però non rende come quelle che vedremo a breve, che sono state effettivamente ricreate da zero. Le cinematiche di intermezzo si vede. Lasciano un po' a desiderare ancora. Invece le scene ricreate in Unreal Engine 4 hanno una resa notevole. Molto qui bello. Siamo ai livelli di Advent Children, che all'epoca, per carità, era molto molto bello, però ti invito Advent a riguardarlo Children oggi. No, è chiaro, però all'epoca Advent Children credo... All'epoca era qualcosa di incredibile. Sì, sì. Oggi io prenderei come riferimento, che so, Kingsglaive. Esatto. Non Advent Children. Bravo. Però vedi, guarda lo stacco adesso. Però esatto, in quegli anni, sì, è chiaro. In quegli anni, per molti anni, Advent Children è stato proprio un metro di paragone su come si realizza un film in CGI. Era veramente, all'epoca era esattamente. Allora, la storia. Zora intanto chiede: la trama è stata modificata o identica all'originale? È la prima cosa che mi ha chiesto Gabriele dietro le quinte. La trama, ragazzi, ve lo ripeterò anche 1000 volte se serve. Sono contentissimo, è rimasta uguale. Non perché io sia contrario alle modifiche, però ero del parere che modificare anche la trama di Crisis Core sarebbe servito soltanto a creare ulteriore confusione. In questo caso sono davvero contento che Nomura, come aveva promesso comunque ai nostri microfoni, non abbia ritoccato assolutamente nulla. La trama è rimasta identica a come la ricordavamo. Potreste notare qualche differenza in realtà dovuta alla traduzione in italiano, che in questo caso è molto più precisa e si basa sullo script giapponese, non su quello inglese. Però è rimasta uguale, non l'hanno toccata. Fortuna. Molto Anzi, bene. Io vi invito a questo proposito a giocare con la traccia parlata in giapponese, che se non ricordo male su PSP neanche c'era all'epoca, quindi per noi è una novità. Molto bene, molto bene. Tanto io. Allora, dicevamo che Zack. Sì, sì. Allora, il gioco, come diceva Gabriele all'inizio, è un prequel
del 7 originale. La storia, cioè, almeno questo capitolo, è ambientato esattamente 7 anni prima dei fatti raccontati nel Final Fantasy 7. Solo che non voglio fare troppi spoiler. Il gioco non ha sempre la stessa collocazione temporale, perché in alcuni momenti dell'avventura ci sono dei piccoli salti, quindi diciamo che quei 7 anni li copre più o meno tutti e fornisce delle indicazioni interessanti sul cambiamento di Sephiroth, sul rapporto tra Zack e Iris. Ci sono un sacco di retroscena che purtroppo nel gioco originale non abbiamo trovato e che al tempo Square cercò di inserire in questo apprezzatissimo prequel. Chiaro. Come avete potuto vedere, questa scena si rifà un po' all'inizio di Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 Remake, dove c'è Cloud che arriva con il treno e combatte un po' contro i soldati. Sì, chiaro. Riferimento a quell'introduzione. Il nostro protagonista però in questo caso è Zack Fair, un soldier di seconda classe, impavido, coraggioso, altruista. È un personaggio effettivamente positivo, molto sopra le righe, non lo tra sia, eh. Sì. Però mentre Cloud è un po' taciturno, un po' tenebroso, che poi magari è anche parte del suo fascino, credo. Zack è l'esatto opposto, è un personaggio estremamente solare. Però Zack è proprio il classico protagonista di uno shonen. Sì. Cioè, proprio siamo lì, nel senso. Allo stesso tempo, però, è un guerriero un po' impulsivo che alle volte tende a fare qualche errore che incide poi sulla sua valutazione. Per questo motivo è ancora un soldato di seconda classe, anche se in realtà avrebbe le capacità per salire di grado e far carriera all'interno della scienza. Il suo sogno, tra l'altro, è quello di diventare un eroe come Sephiroth, che a questo punto della storia è ancora un soldier onorevole e rispettato da tutti, tant'è che per le strade di Midgard, come vedremo tra un po', c'è addirittura un suo fan club. Fa strano pensare questa cosa, perché invece è abituato a vederlo come uno psicopatico, un folle ossessionato dalla distruzione, e invece in questo gioco sempre perché magari sempre perché magari non si conosce il retroscena originale, perché durante il Final Fantasy classico ci sono dei flashback che ti fanno capire chi era Sephiroth. Lo si vede in delle vesti molto diverse da quelle del villain psicopatico che ricopre nel remake, come e che tutti amiamo. E che tutti amiamo, tra l'altro. Sì, assolutamente. Oh, intanto io ho sconfitto il Behemoth. Allora, ecco, il gameplay. Parliamo del gameplay, perché l'impostazione action di Final Fantasy VII Remake in realtà poi aveva pescato a sua volta da quello che veniva fatto in Crisis Core. In Crisis Core, assolutamente. Esatto, quindi è Final Fantasy VII Remake che si è ispirato al gameplay più action di Crisis Core. Però Crisis portandolo Core a un altro livello, sì. Portandolo a un altro livello sicuramente e mischiandolo, contaminandolo con la pausa tattica, gli elementi più classici, no, della mitologia di ludica di Final Fantasy. Però ecco, abbiamo già visto in queste prime fasi come poi Crisis Core ha degli elementi di gameplay unici, come per esempio l'OMD. Vogliamo raccontarlo un pochettino per chi non lo conosce? La famigerata roulette. La conoscevamo tra i fan all'epoca. Non la si è vista ancora abbastanza bene, però ragazzi, la caratteristica più peculiare probabilmente di Crisis Core è la presenza di questa roulette nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, che in base alle estrazioni e ai risultati dei tre rulli consente a Zack di acquisire dei bonus che possono spaziare dall'aumento di livello, perché sì, non c'è esperienza in questo gioco, si sale di livello attraverso la roulette, oppure l'acquisizione di bonus in termini di parametri come punti salute, punti magia e così via, oppure ancora quando compaiono
dei ritratti uguali, che siano personaggi o evocazioni, il nostro eroe può esibirsi in tecniche speciali ispirate agli stili di combattimento dei suoi alleati, comunque dei personaggi che ha incontrato durante la storia, oppure invocare direttamente le summon come Ifrit, Bahamut e così via. E vi anticipo che sono parecchie. Sono un paio particolarmente belle. Molto bene. Un certo molto Bahamut. Esatto. Quindi sì, quella è la peculiarità principale di Crisis Core, solo che rispetto alla versione PSP la roulette è stata un po' modificata, perché come Gabriele ricorderà, all'epoca questa meccanica non venne particolarmente apprezzata né dalla critica né dal pubblico, perché la roulette dava risultati casuali, spesso e volentieri partivano delle cazzine, a volte anche lunghe, che spezzavano un po' il ritmo del gioco e incidevano anche pesantemente sulla difficoltà. Tu non avevi nessun controllo effettivamente sulle limit break. Una volta che riuscivano, partivano in automatico e non potevi in alcun modo interrompere né saltare di volta in volta il filmato. Quindi magari durante la battaglia te ne beccavi tre e dovevi vedere tutti e tre i filmati da capo, anche se l'avevi visto mille volte. Nella versione Reunion, Square ha deciso comunque di preservare questa meccanica, anche perché secondo me toglierla sarebbe stato non sbagliato di più. Però allo stesso tempo ha voluto snellirla un po' per far sì che apparisse meno invadente. Per esempio, le cutscene delle invocazioni o anche delle limit break di Zack ora possono essere saltate. In più, quando i rulli si fermano, gli attacchi speciali non partono in automatico, ma il giocatore può conservare la limit break e utilizzarla a sua discrezione se e quando necessario. Ok. Ma comunque ho detto che queste non vengono conservate anche tra una battaglia e l'altra. Diciamo che altrimenti uno scontro le si perde se non le si utilizza. Quindi sta al giocatore poi valutare se usarla o meno. E secondo me è una scelta che permette alla roulette di esprimere il suo vero potenziale. Perché, come dicevo poco fa, su PSP troppo spesso capitava che uscissero delle limit break terrificanti in scontri abbastanza facili, che di conseguenza si risolvevano molto in fretta. In questo caso si può anche non utilizzare e cercare di mantenere un certo livello di sfida. Ok. Diciamo, dal punto di vista della trama, il gioco introduceva degli elementi che erano veramente immondizie. Ho avuto il discorso delle mele, tutta la trasformazione di Angel Genesis, erano tutti quanti elementi veramente dozzinali. Non so che ne pensi tu, Antonello. Io non ho mai odiato troppo Crisis Core. Diciamo che la collection ha sfornato di peggio negli anni a livello di spin-off. Vogliamo anche dire il suo nome? Visto che dici c'è di peggio. Vai. Io quando sento c'è di peggio nella collection penso in automatico a Dark Souls Cerberus. Sì. È peggio di quello. E tra l'altro, la sensazione è che ci saranno elementi di quella roba lì che diventeranno canon anche nel remake, Rebirth, eccetera eccetera. Guarda, io spero che prendano quei personaggi, che magari qualcuno poteva essere anche interessante, e che vengano inseriti nella storia di Rebirth o comunque nel terzo episodio, in modo tale che una volta finito quello non andremo a Dark Souls Cerberus, lo esploriamo prima, magari in maniera completamente diversa. Sì, ci sta. Per rispondere alla domanda, io ho sempre amato Crisis Core, pur con tutti i suoi difetti, e come ho scritto anche nella recensione, oggi come allora continuo a pensare che la caratterizzazione di Genesis sia un po' altalenante, è un personaggio che non mi ha mai convinto, anche come antagonista non ho mai trovato carismatico, tutta la storia poi, la sua ossessione verso Loveless, libro che si porta sempre appresso, non mi ha mai entusiasmato, anzi non mi incuriosiva per niente. Quindi in parte condivido, però penso anche che Crisis Core abbia fatto già all'epoca un bel lavoro su altri personaggi, come ad esempio Hojo, i Turks, che proprio da Crisis Core, no, da Advent Children in poi, assunsero un ruolo molto più importante nella mitologia di Final Fantasy VII.
Sì, sì, assolutamente. C'è il nostro Alacia che mi scrive mentre siamo in live. Dopo lo scopo vedo. Giuseppe, non, Giuseppe, non disturbarci che parliamo. Non deconcentrarmi, non deconcentrarmi, Antonello. Scherzo, sicuramente sarà qualcosa di torna importante. Torna in cantina, Giuseppe. Sicuramente sarà qualcosa di importante a cui voi dovete rispondere. Lo salutiamo il nostro Giuseppe. Tanto qui stiamo vedendo un po' come funziona la struttura delle missioni. Ci sono c'è un hub dal quale possiamo appunto accettare le missioni sia principali che secondarie. Adesso io praticamente sto accettando una missione di addestramento. Eccoci qua. Fate una domanda molto specifica in chat. È da prima che si parla di una certa scena di Crisis Core. Sì. Sì, anche io penso che sia una delle scene più epiche di tutti i tempi. Qui è più bella, secondo me. Sì, non tantissimo, perché come dicevamo le cutscene originali non sono state ritoccate tantissimo e si notano gli anni che hanno sulle spalle. Però fa ancora la sua figura. Stai tranquillo, Viserio, ti piacerà anche più di una volta. Io però comunque l'avrei rifatta da zero quella scena. Quella in particolare secondo me meritava tantissimo. Ok, penso di aver capito. Magari non facciamo Volpone, hai capito come? Sì. Diciamo che ci sono tre soldier, non aggiungo altro. Va bene, sì, fermiamoci, altrimenti qua violiamo qualche spoiler. È un gioco di 15 anni fa, però le nuove generazioni potrebbero non conoscerlo. È il discorso che facevamo prima. Non tutti, non è assolutamente scontato pensare che c'è una parte molto consistente di pubblico che non lo conosce. Che potrebbe non averlo giocato, ecco, sì. Potrebbe non averlo giocato. Anche perché all'epoca il gioco rimase, tra virgolette, relegato su PSP. Una scelta che oggi sembra sempre più bizzarra e quasi insensata, se vogliamo. Vista poi l'importanza che Crisis Core ha acquisito nella compilation, fa molto strano che pensare che il gioco sia rimasto per anni su una macchina undead che avevamo anche pochi in realtà. Infatti, diciamo che il passato portatile di PlayStation non è proprio roseo. PSP ha avuto sicuramente più successo, poi c'è stata la parentesi di PS Vita, quello sì. Molto controversa di PS Vita. Va però bene. Il fatto che adesso arriverà su tutte le piattaforme attualmente in commercio. Questo è importante. Mi riempie il cuore di gioia, perché in questo modo finalmente tutti potranno assaporare un prodotto che io ho adorato negli anni, che ho giocato più volte in realtà. Sì. Ho questo appuntamento ogni 4-5 anni, ancora oggi accendo la PSP. Dovevo farlo quest'anno in realtà, poi non l'ho più fatto perché c'era la Reunion. A sto punto che facevo? Saltavo l'appuntamento con la Reunion? No, infatti. Perdonate. Senti, il gioco di parole. Io per adesso non l'avverto questa cosa, ma tu che l'hai giocato e l'hai finito, pad alla mano si sente che è un gioco PSP o no? No, il sistema di combattimento è molto più fluido. Certo, il passaggio tra la fase di attacco e l'innesco della parata è ancora un po' legnoso, però anche grazie agli scatti, che sono molto più fulminei, ti permettono di destreggiarti tra gruppi di nemici, di dominare il terreno di gioco. Il sistema di combattimento si avvicina molto ai fasti del remake. Non li raggiunge, perché comunque parliamo di un gioco con degli anni tanti dietro. Però ci si avvicina tantissimo. Il feedback è molto positivo. Io mi aspettavo che in realtà fosse ancora un po' legnoso, perché è così che lo ricordavo. Invece Square mi ha sorpreso. Guarda che quando converti un gioco, soprattutto da console portatili così datate alle console nuove, spesso pad alla mano si avverte. Invece sotto questo punto di vista, secondo me Square è stata molto brava in questa conversione / rifacimento. Magari Square ha lesinato, diciamo, sul comparto tecnico, sui modelli secondari, però sul gameplay ha fatto degli interventi saggi e giusti. Secondo me sì, uno più giusto dell'altro. Parlavamo prima l'onda,
la fluidità. Non, sì, sembra, sì, non sembra neanche un gioco con 15 anni dietro. Sì, almeno a livello ludico. Poi dobbiamo parlare della struttura. Ah, certo, ecco. Esatto. Oppure le side quest che stavi guardando prima. Sì. Preciso una cosa, sono 300 nel gioco. Se le mettete a farle tutte, Crazy Score vi porta via una settantina di ore abbondanti. Beh. Il problema è che sono delle semplici fetch quest. Accetti la missione, vieni trasportato su un'altra mappa, un corridoio quasi sempre lunghissimo, a volte anche su più livelli, e la missione termina quando sconfiggi il boss. Nessuna interazione ambientale, niente, sono semplici sempre queste. C'è da dire che anche in questo, cioè che in questo anche Final Fantasy VII Remake è tutt'altro che rivoluzionario, le secondarie Final Fantasy VII sicuramente Remake sono a loro volta fetch quest o comunque dei contenuti molto riempitivi e molto di lungaggine, che poi li fai perché ti piace stare in quel mondo, ti piace approfondire alcuni personaggi, alcune side quest effettivamente approfondiscono alcuni aspetti. Quello diciamo, del mercato murato sicuramente. Il mercato murato, eccetera, eccetera, quindi comunque non è che è tutto da buttare, però nel senso questo è un problema che persino il remake, che è un gioco del 2020, un gioco del 2007, è un gioco del 2020 che ricostruisce sicuramente una storia raccontata nel 97, ma è un gioco del 2020 che comunque aveva questi limiti, fortunatamente aveva anche tanti di quei pregi che, si fa un pochettino perdonare, ecco. Sono diversi minuti che combatti, vuoi darmi anche tu a questo punto un feedback? No, allora sentiamo anche la tua. Questa è una parte che avevo già provato durante la mia anteprima. No, io devo dire che il feeling che sto provando pad alla mano si avvicina, sembra un Final Fantasy VII Remake all'80% delle sue potenzialità, diciamo così. C'è quel quid in più che aveva il remake, che chiaramente che ha tuttora il remake, che chiaramente rende l'esperienza superiore, più divertente, più godibile. Però il lavoro che hanno fatto anche nell'attualizzare la fluidità del combat system mi sembra percepibile, mi sembra tangibile, come lo era tangibile anche quando l'avevo provato a settembre. Sotto questo punto di vista, ripeto, è un Final Fantasy VII, il battle system, tolto ovviamente il sistema della roulette che è inedito rispetto al remake, ed è proprio un elemento unico, peculiare di Crisis Core, è proprio un piccolo Final Fantasy VII Remake, quindi devo dire che è divertente e mi dà l'impressione comunque di star giocando un titolo non per PSP, ecco. Abbastanza moderno, tra l'altro. Poi, finora mi pare che tu non abbia lanciato magie, però c'è da dire che Square ha anche modificato il sistema di innesco degli incantesimi e di utilizzo della materia, perché se, come ricorderà chiunque abbia giocato Crisis Core su PSP, all'epoca c'era un menu, una finestra sullo schermo che costringeva il giocatore a scorrere da una materia all'altra, e durante le battaglie poteva essere anche abbastanza fastidioso. Io ricordo che ai tempi spesso e volentieri sbagliavo l'incantesimo anziché magari un Fira, mi uscivo con Crio e così via, perché mi distraevo oppure se mi concentravo troppo sulle materie poi le buscavo, come succede spesso a te. Invece in questo caso le scorciatoie consentono di rimappare proprio i comandi e di avere un accesso facilitato alle magie. Sì, di farti le battaglie, anche una... quindi il giocatore ha il controllo completo di quanto avviene sul schermo. Esatto, di farti anche una piccola, minuscola build, perché tu comunque puoi scegliere se nelle scorciatoie inserire le magie o piuttosto degli attacchi speciali, fisici, più che magici. E quindi sì, la PSP aveva anche meno tasti, tasti, diciamo due di quelli che si usano più grosso modo. Però sì. Qui la mappatura dei comandi è esattamente come quella del remake, quindi il comando dell'attacco è quello, il comando, il lock on è quello, la parata è quella, la schivata,
C'è continuità anche nei comandi. C'è continuità, sì. C'è continuità nei comandi. Esatto, c'è continuità nei comandi sicuramente. Intanto adesso noi diamo inizio. Cioè, l'interfaccia è molto più pulita. Anche se devo dire una cosa, io durante le fasi esplorative avrei sfruttato l'occasione per metterci una minimappa. Perché non so te, ma ogni volta mi innervosisco quando devo fermarmi per aprire la mappa grande e magari interrompere il ritmo. Sì. Io uno blow nel mangolino ce l'avrei messo. Vabbè ragazzi, ogni tanto sbaglio i comandi perché io ho ancora in testa i pattern di God of War che l'ho finito da pochi giorni e quindi nella mia testa stavo attaccando con R1, ma non è così. Però insomma adesso già mi sto un attimo ricalibrando, diciamo così. Attenzione che qui sono parecchi addosso. Comunque è molto soddisfacente. Se comincia a scattare non ti toccano più. Perché li aggiri molto, molto facilmente. Sì. Ma comunque, come ho scritto più volte sulle nostre pagine, anche i nemici sono stati rivisitati un po'. Perché se ricordi, all'epoca l'intelligenza artificiale degli avversari era un po' rinunciataria. In questo caso invece ho trovato gli avversari molto più determinati a farmi la pelle. Sono molto più agguerriti e coriacei, se vogliamo. Sì. Infatti i boss sono stati addirittura dotati di tecniche speciali, che magari ne riparliamo quando ci arriviamo, che nell'originale non c'erano. E sono molto molto pericolose, perché addirittura possono azzerare con un attacco i punti vita del nostro eroe. Sì. Quindi questa è una cosa rivolta a chi ancora oggi sostiene che Crisis Core è troppo facile. In questo caso devo dire che Square è riuscita un po' a ribilanciare l'esperienza. Sì, è vero, questa cosa l'ho notata anche io. Miserion invece dice che Crisis Core era molto impegnativo su PSP in modalità difficile. Ci sono persone che invece affermano l'esatto contrario. Io non lo ricordo né troppo facile né troppo difficile in realtà. Sì, un po' nel mezzo, devo dire che sono abbastanza d'accordo con te. Dipendeva un po' dai risultati della roulette, in fondo, perché è quella la casualità, era quello il problema. Certo. Alle volte ti dava risultati pessimi di fila, e altre volte invece riusciva magari 20 volte a Sefiro, che a quel punto non ce n'era per nessuno. Esatto. È il problema un po' della casualità. Esatto. Anche qui ci sono due tipi di difficoltà, giusto? Normale e difficile. Sì, ce ne sono due in realtà. Esatto. Io ho giocato a normale quasi tutto il tempo, però difficile l'ho sperimentato, in effetti è piuttosto impegnativo. Esatto, mi chiedevo per l'appunto. Anche grazie alla nuova Eden, invece, è piuttosto impegnativo. Sono convinto che gli irriducibili avranno pane per i loro denti. Molto bene. Continuiamo la nostra missione. Noi siamo ancora nel capitolo 1, giusto? Sì. Ok, perfetto. La guerra di Wutai. Esatto. Altro argomento che nell'originale veniva menzionato continuamente, ma non l'abbiamo mai potuto vedere effettivamente, che qui almeno ne abbiamo un assaggio. Viene approfondito e tra l'altro vabbè, anche grazie al DLC di Yuffie viene anche un pochettino qui stiamo giocando le ultime battute della guerra, invece, perché questa missione è finalizzata a sconfiggere in via definitiva i ribelli. Esatto. Quindi ciao Stefania, ben arrivata. Ciao Tsuachan. Esatto, quindi sappiate che se avete giocato Final Fantasy VII Remake avete quindi visto effettivamente insomma che ci sono dei riferimenti a questa guerra di Wutai. Lo stesso DLC di Yuffie, come dicevamo prima, cita, viene da lì quello che è successo abbondantemente. Qui adesso avrete l'opportunità di scoprire come è andata quantomeno nelle sue battute finali. Molto bene. Forse dovresti curarti. Cioè io sono un po' in difesa, però non ti vedo bene. Ok. L'ho fatto.
Io quei 4-5 secondi di ferita. Sì. Ritardo. Tra l'altro, se ricordi, questo qui è un minigioco in realtà. Sì. Perché in questa mappa ci sono dei nemici nascosti e il sistema ti assegna un punteggio se riesci ad aumentarli tutti quanti. Giusto? Sì, esatto. Nel gioco, raga, vi anticipo che ce ne sono tantissimi. Per esempio, nel capitolo successivo, se non ricordo male, o forse quello dopo, Zack deve fermare con la sua spara dei missili. Ah, oppure sì. In un altro capitolo gli viene rubato il portafogli. Sì. E deve rintracciare il ladro. Ci sono tanti minigiochi inseriti durante la storia. Neanche vi accorgete effettivamente che siano dei minigiochi. Alcuni sono simpatici, altri un po' meno. Però nel complesso è divertente. Molto, molto alla Final Fantasy VII questo, nel senso anche. Molto old school. Sì, era costellato di minigiochi, mini sequenze. E poi devo essere sincero, io da sempre non provo molta simpatia per i minigiochi. Sono quelli che mi prendono tantissimo, tipo in Kingdom Hearts, li odiavo quasi tutti. Però poi magari c'era quell'unico che mi prendeva tantissimo, ci giocavo interessante, tipo la Gamiship. Sono abbastanza d'accordo. Allora, io volevo utilizzare qualcosa, ecco, un bel etere, così magari mi ricarico la magia. Ok. Dice Zoa, arrivo un po' in ritardo per farmi salire l'hype. O per far sì che ti faccia spendere altri soldi per comprare. Altri soldi. Sono diversi giorni che non lo faccio. Capito, era passato troppo tempo. Troppo. Adesso. Oh, ti ho ghiacciato per bene. Rispondo a Sephiroth. Assolutamente sì. Una gran bella remastered. Chiede Sephiroth. Ah, soddisfacendo. Come? Sì, è una gran bella operazione, devo dire. Un bel restauro. E secondo me si sentiva anche il bisogno, no? Di tornare in queste atmosfere. Visto che Final Fantasy VII, visto come finisce Final Fantasy VII Remake, non aveva lasciato un bellissimo ricordo, diciamo così, nella community, che comunque è rimasta scottata da alcune scelte prese da Nomura, così come anche l'annuncio di Rebirth non è stato preso proprio benissimo da una parte. Io come un pollo sono tornato indietro. Sì. Approfittane per esaminare quella torre. Ah, sì. Dicevo, non è stato preso benissimo, diciamo, da una parte della community. Si sentiva il bisogno di respirare un pochettino le atmosfere comunque più classiche, ecco. Come la analizzo sta torre? Scusami, perché non riesco. Forse devi guardare la parte in alto, cioè devi proprio inquadrare. Lo sto facendo, però. Forse l'hai fatto prima e non ci ho fatto caso, però secondo anche lì c'è un nemico nascosto. Secondo me l'ho fatto prima. Probabilmente. Comunque ci sono diversi gruppetti nascosti in questa mappa. Sì, ho notato. Tra l'altro Rebirth è ancora abbastanza lontano, se vogliamo, quindi ci sta che abbiano voluto metterlo tra Intergrade e Rebirth. Sì. Visto anche quello che poi racconta Crisis Core, ci sta e come in realtà. Esatto. No, ma poi io Nomura, se ricordi, chiesi quale fosse secondo lui l'ordine più corretto per giocare Crisis Core Remake. Esatto. Lui disse in realtà che si può giocare in qualunque ordine, cosa che io personalmente non condivido. Però secondo me Crisis Core tra Remake e Rebirth è perfetto, ci calza a pennelli. Visto quello che poi accade sulla tangenziale. Esatto, cioè quello che vediamo accadere alla fine di Final Fantasy VII Remake è perfetto. Cioè, se magari l'avete giocato da poco, se giocherete Final Fantasy VII Remake in previsione di Rebirth e poi subito dopo vi giocate questo, Crisis Core è perfetto. Proprio per la storia che vuole raccontare. C'è una connessione perfetta e diretta. Sì. Perché tu vedi Zack, dici, ok, c'è questo tizio, è arrivato a Midgar. Chi è? Te lo dico con Crisis Core. Sì. E poi continuiamo a esplorarlo in Rebirth, probabilmente. Tanto io sto esplorando i muri girevoli perché sono aumentati i nemici da trovare, quindi mi sa che devo
analizzare per bene ogni muro girevole. Tra l'altro, li ammazzo tutti. Tra l'altro, la mia faccia copre lo schema. Ah, giusto. Vabbè, ce lo facciamo andare bene. Diciamo, tanto, ragazzi, che nell'angolino sono indicati i gruppi che lui ha sconfitto e quelli ancora rimasti. Niente di che. Però lo copro con la mia presenza. E vabbè. Ingombrante. Allora. Ok, qui ci sono altri nemici, quindi sto andando bene. La modalità difficile l'avete provata? Sì, Sephiroth, vagamente in realtà, perché c'era abbastanza tempo di prendere questo punto. E come dicevo prima, ma è piuttosto impegnativa, anche perché Square ha ribilanciato un po' l'esperienza complessiva, quindi è soddisfacente. Molto se bello. Sei un fanatico della difficoltà, ne avrai per i tuoi denti. Come no, sì, mi sembra di capire che sia bello sfidante a livello di... Conflict resolved. Molto bene. Allora, ecco, qui c'è una torre da esaminare. Qui okay. C'è una torre da esaminare, quindi magari... Adesso la esaminiamo. Il platino sarà un delirio, scrivono. Sai che non ho controllato in realtà? È una cosa che spesso non faccio, perché io a volte dimentico anche che esistano i trofei. Non sei un grande completista, diciamo. Non ho mai attivato le notifiche, quindi non è una cosa che non mi interessa. In genere in questo genere di giochi faccio tutto, però non per il platino. Chiaro? Se un gioco mi piace, continuo a giocarlo fino alla fine, faccio anche 300 missioni come in questo caso. Se non mi prende, pazienza. Ma i trofei proprio non... secondo me non aggiungono nulla. Poi... Sì, no, anche io non sono mai stato un trofeista. Però c'è chi ci tiene tantissimo. Quindi, e come? Capisco. Oh, ne ho ammazzati due in una volta. Che soddisfazione. Ecco, gli incantesimi invece a fare questi altri. In sempre. Particolare con quelli del tuono. Sì, cavolo, assolutamente sì. Allora, tra l'altro stavo facendo la stessa cosa in un gioco che ho provato oggi pomeriggio in remoto, di cui non posso parlare. E mentre tu giochi, io penso a quella cosa e ci trovo. Io so che cosa hai provato e sono molto in hype per ciò che hai provato. Assolutamente. Però non possiamo ancora dirvi di che assolutamente cosa no. Fa qualche altro gioco. C'è un embargo, immagino c'è un embargo che scada a breve, insomma, quindi... Tanto noi ci concentriamo su Crisis Core. Dai che mancano pochi nemici, in realtà più avanzo più aumentano i nemici da sconfiggere. Ah, eccone altri. Tra un po' arriverai anche al boss. Immagino, sì. Ti credo che lo ricordi. È forse il primo avversario che picchia duro in questo gioco. Sì. Vediamo come te la caverai. Esatto. Io ti sfotto sempre per questo. Io non ho mai. Io non ho mai nascosto di non essere un giocatore particolarmente hardcore. Quindi, cioè, nel senso. No, anche per dimostrare che effettivamente è impegnativo. L'altra volta Alessandro mi stava vedendo giocare God of War, ero a livello normale e c'era un nemico che mi stava tenendo particolarmente impegnato, mi aveva anche sconfitto più volte, un mini boss, un mostro, e morivo in continuazione, erano tipo due coccodrillini, una cosa del genere. E Alessandro mi guarda, stai giocando a normale? Sì. E sei morto? Ho capito! Che c'è di strano? Sto scherzando. Io adesso carico a testa bassa. Soldati. Sì, attaccatemi. C'è stato un gioco di recente, credo sempre di Square, forse di Star Ocean. Un gioco abbastanza semplice in realtà, ma c'era un boss che io proprio non riuscivo a fare. L'avrò provato tipo 10 volte. Ci sta assolutamente bloccarsi da qualche parte ogni tanto. Ok, siamo più delle volte è colpa dell'equipaggiamento, quando ti blocchi c'è un errore. Madonna, li ho ammazzati tutti e tre con un solo blizzard, bellissimo.
fatto uno strike, tra virgolette. Che non si chiama più Blizzard, ma si chiama Crimson. Sì, sì. Come pure prima era Fire, adesso è Ignis. Allora, no. Sì, ma io continuo con i nomi storici. Sì, non me ne volere, ma per me Firaga è sempre Firaga. Esatto. E sarà sempre Firaga. Perché adesso che cos'è? No, quello è Fulmine. Ah no, Igniga. 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 Sì, sì. Allora, a me mancano due nemici. Preferisco Firaga. Sì, sì, ci sta. Eccoli qua, stavano qua. Non li ho trovati. Eccoli. Due, tre bei cannoni. Vediamo se riesco a sconfiggerli come ho fatto prima. No, ne ho ammazzato solo uno. Fa niente. Mettiamo anche un bell'etere. Così, insomma. Tu sei morto e adesso muori anche tu. Ecco qua. Perfetto, abbiamo sconfitto anche tutti i nemici. No, invece ce n'è uno. Fermo. C'è un gruppetto che mi è mancato. C'è un ultimo gruppetto. No, adesso li dobbiamo assolutamente. Ma forse trovare. È l'obiettivo in realtà. Ah, tu dici? Potrebbe essere. Potrebbe, se non ricordo essere. Male, anche l'obiettivo viene conteggiato. Ah, e allora ho fatto tutto. Cioè la destinazione finale. Allora ho fatto tutto. Fermo però che mi sto perdendo di nuovo. No, ok, devo andare. Ecco, vedi, se ci fosse la minimappa non ti perderesti. Sì. Non ci hanno pensato effettivamente serve, a mettere una serve un minimappa. Po', serve un po' la minimappa. Hai ragione, serve un po'. Perché è vero che c'è l'indicatore in alto, però è un'indicazione un po' vaga in labirinti come questo. È vero. Allora, l'etere adesso lo riutilizziamo. Utilizziamo anche il soma. E poi basta. In realtà c'è il salvata che ho trattato, quindi non li sprecherei. Però vabbè. Sì, è vero, perché poi c'è il boss. Allora, sono state dimezzate, puoi procedere verso l'area centrale. Andiamo verso l'area centrale. E forse ce n'era un altro, è poco male. Vabbè, ragazzi. Non l'abbiamo trovato, ragazzi. Va bene così, va bene così, va bene così. Vivrà un altro giorno. Ok, abbiamo completato l'assalto a forte e adesso mi sa che dobbiamo procedere in questa direzione. Igniga, esatto, ragazzi. Oh, Ascogatori della Ciove. Igniga, no. Sarà sempre Firaga. Ci sta. Attenzione, abbiamo un po' di. No, ho mancato la bestia. Vieni qua. Perfetto. Okay. Ecco, vedi, su PSP l'avresti sicuramente centrato al primo colpo. Sì, ma anche sì, a occhi sì. Chiusi. Qui invece di nemici schivano anche loro. Sì, è stato fatto un bel lavoro di bilanciamento sui nemici. C'è una cosa che la Reunion ha ereditato dalla versione PSP. Molto buffa. Sì. Perché te ne sei accorto, gli scontri non sono esattamente casuali, hanno sì. luogo in punti preimpostati della mappa. Sì. Se cammini al centro partono le battaglie, se cammini attaccato al muro salti tutte le battaglie. Ah. Proprio come nella versione PSP. Ok, quindi hanno mantenuto questa cosa. Allora, prima di proseguire però apriamo quel forziere. C'è anche un altro forziere da aprire. Allora, che sta di qua. E arriva al boss. E poi arriviamo al boss. Esatto. Un classico. Fermo, c'è una scala. Vediamo. Oh, altre due bestie. Morite tutte e due, male. Ecco qua. Vediamo. Ah, no, questo è la parte di prima. Ancora nemici. Se cammina al centro della mappa, te l'ho appena spiegato. Ah, ok. Ma cioè, questi però già li avevo sconfitti prima, quindi respawnano? Sì, sono respawnati. Ah, interessante, non me la ricordavo questa cosa. Stanno facendo vedere un po' di cose. Ok. Va bene, dai. Almeno la gente non potrà dire no, è ancora troppo facile. No, assolutamente. No, infatti, cioè, io adesso sto. Aia.
Ok, forse adesso sto cercando un po' di superare. Sì, Viserion, non puoi evitarlo camminando ai bordi. No, no, infatti. Ma neanche sempre, in realtà. Se fai quel mezzo centimetro di troppo e ti parte lo sconto. Sì, sì. Va bene. Che poi in realtà io penso di non aver saltato mai nessuno scontro. Col fatto che il level up è casuale attraverso la roulette, cercavo in realtà di fare quante più battaglie possibili per incrementare le chance di livellare. Eh no, ci sta. È come un incontro casuale, esatto. Sì. Allora, prima di andare di qua, forse c'era da interagire con questo tempietto. Questa cosa me la ricordo. Sì. Dopo magari proviamo anche a fare qualche missione secondaria. Facciamo vedere come sono strutturate. L'abbiamo detto, però. E mostriamo un paio. Sì, assolutamente. Tanto poi sono tutti uguali, grosso modo, però vale la pena provarne un paio. Assolutamente. Poi ci arriviamo. Ma comunque devo dire che questa location non mi è mai dispiaciuta. Ah beh sì, c'è un po' di oriente. E tu sai che sono debole. Butai affascinante. Super affascinante. Mi chiedo come sarà Butai nella trilogia remake. Quando ci arriveremo, perché prima o poi ci arriveremo. Io non vedo l'ora. Anche capire come se la giocano a livello di struttura, perché era anche come storia, perché la porzione di storia di Butai era molto strana, se ricordi. Strana, mezza opzionale, quindi insomma, interessante. Tutta è opzionale pure. Era tutto opzionale. C'era un certo tizio che non menzioniamo, perché sicuramente sarà collegato a quello che hanno fatto le remake. Sarà l'occasione per rivederlo. Esatto. La pagoda. Activating combat mode. Oh, sono distratto. Allora. Sono passati 25 anni e ancora voglio visitare il disastro. Ragazzi, ma certi personaggi, ma anche certe location hanno lasciato un ricordo indelebile. Quando hai giocato per la prima volta Final Fantasy 7? Perché tu sei più giovane di me, quindi sono curioso. Io l'ho giocato relativamente recente, cioè l'originale l'ho recuperato molto a posteriori negli ultimi anni. Sì. No, io il mio primo Final Fantasy è stato il 12. Addirittura. Sì, è stato il 12, avevo da poco una PS2 e ho giocato il 12. Poi ho recuperato andando indietro 10, 8, però il 9. 7, il 9. Il 9 proprio anche quello pochi anni fa. E pochi anni fa, comunque prima di giocare il remake, molto prima di giocare il remake, proprio forse in previsione di quello, qualche anno fa ho finalmente recuperato Final Fantasy 7 ed è stato un viaggio incredibile. Memorabile, indimenticabile direi. Va bene, direi. Poi vedremo se diremo la stessa cosa quando finiremo la trilogia. Chissà. Anche se ho molta paura. Un po' di parte. Forse. Sì, abbastanza. Perché ti dirò, io ho preso abbastanza bene i cambiamenti, non sono per niente contrario, anzi sono curioso di vedere dove ci porterà questo nuovo corso. Quindi tu sei io un non difensore, sono contrario. Tu sei un difensore del fantomatico capitolo 18? Difensore è un parolone. Vabbè. Perché penso che sia presto per giudicare. Però non ti ha fatto schifo. Non mi ha fatto schifo, no, assolutamente. Okay. Io semplicemente mi dichiaro curioso. Poi sei magari a fine opera sarò il primo a dire primo. che è una porcheria. Io sono curioso, preferisco valutare a viaggio, visto che parliamo di un viaggio ignoto, a viaggio finito. Mi sembra presto. Anche perché sono convinto che poi alla fine si inventeranno qualcosa per ripristinare tutto. Ne sono convinto. Sì. Però vediamo che succede lungo il tragitto. A me sembra chiaro che con il remake e Rebirth siamo in una sorta di timeline alternativa che non riscrive
cioè non riscrive, che non ripercorre la storia originale, ma penso che sia un seguito in realtà. Esatto, sono abbastanza convinto che sia un sequel della storia originale. C'è un indizio in Advent Children, tra l'altro. Esatto. Nella versione Blu-ray, però. Nella versione Blu-ray. Perché nella versione DVD quella scena non c'è. Esatto. E penso che tutto sia nato lì. Sì, pure secondo me siamo veramente insomma sulla stessa linea d'onda, nel senso che siamo in remake e rebirth, e anche nel terzo sicuramente saremo una sorta di timeline successiva al fantasy classico originale. Io faccio sempre questo paragone, Evangelion. Pensate a... No, veramente... No, è giusto. A Neon Genesis Evangelion e Rebuild Evangelion. Pensate a questo. Cioè, pensate a quel rapporto lì, per chi conosce. E capirete, io sono convinto, che la direzione è quella. Cioè, se voi pensate... Il loop, tra l'altro. Il loop temporale... il fatto che la storia che stiamo vivendo non sia per l'appunto un ripercorrere, ma un riscrivere che tiene conto di quello che è successo in passato, non lo sostituisce, ne tiene conto esattamente come succede in tra il mare rosso nei film. Bravo, esatto. Siamo proprio in riferimento a quello che è accaduto nella serie. Io penso che sia la giusto di io ne sono convinto, e ti dirò, a me questa cosa piace, è per questo motivo che non sono contrario ai cambiamenti, perché l'originale rimane lì, è perfetto così com'è, nessuno me lo tocca. Però allora, per questo nuovo corso qualcosina di diverso lo vorrei, non mi piace. Allora a me intriga, però spaventa anche, perché adesso voglio capire dove vogliono andare a parare. E diciamo che io ho fiducia in Kitase, mettiamola così. A me però spaventa anche comunque il potere gestionale a livello di scrittura che ha Nomura. Sappiamo bene che Nomura non è che sia uno scrittore bravissimo. Bisogna dire una cosa, da te Kitase quello che più volte ha sperato di voler modificare le cose, non tanto Nomura. Sì, però quindi è anche vero, ce la prendiamo tutti con Nomura per altre cose. Nomura è quello che non è solo lui. No, infatti. Allora, Nomura è quello che ci ha messo sicuramente la faccia tutto questo, e diciamo che io però nelle battute finali di Final Fantasy VII a livello proprio stilistico, sì, quello sì, cioè, comunque, il gigante era uscito da Kingdom Hearts, mamma mia, orribile. Il capitolo quello 18 urlava Nomura proprio. Raga, il capitolo 18 di Final Fantasy VII Remake è Kingdom Hearts, proprio Kingdom Hearts in tutto, i palazzi sospesi nel cielo, quello che vola da un palazzo, che taglia il palazzo, Sephiroth che taglia il palazzo, Cloud che vola da un palazzo all'altro come fa Sora, è Kingdom Hearts, quello è proprio Kingdom Hearts. C'è Glide in quel momento, Cloud. Bravo, capito. È anche vero che è un cerchio che si chiude, perché Sora nasce come reinterpretazione di Siva, di Cloud, comunque, per, a livello di design. Cioè, nel senso, no, cioè, Nomura ha proprio disegnato Sora pensando a Cloud. Cioè, Sora è Cloud Castano, comunque. Parlo di estetica, ovviamente. Di design, perché poi caratterialmente sono molto diversi. Somiglia più a Zack Sora caratterialmente. Sì, caratterialmente è più allegro. Zack. Però come design è proprio. Sì. Comunque me lo ricordavo più difficile questo boss. Sono riuscito a cavare. Magari sei tu che sei migliorato negli Magari anni, sono non io lo che sai. Sono. No, migliorato. Ma anche cose più difficili, anche rispetto a quando l'ho migliorato, l'ho provato a settembre. Mi aveva messo un po' più in difficoltà. Forse ora ho preso più dimestichezza, non lo so. Probabilmente è la seconda volta comunque che provo questa versione. Magari i comandi li stai memorizzando meglio, non te ne rendi conto. Sì, infatti. Tra l'altro anche la Buster Sword è stata cambiata nella reunion. Nel Crisis Core originale
aveva il design di Advent Children. Qui invece hanno assunto il design del remake per un discorso di continuità. Devo dire che io l'apprezzo di più così. Aveva i bordi arrotondati. È una roba appesa al lenso. La versione Crisis Core. Questa è molto più, bella. Più bella, sì, molto più stilosa. Concordo. Però ormai ci ho fatto l'abitudine a questa versione qua, quindi... Anche a me piace molto. Ero già super in hype dopo aver letto la recensione, ma ora dopo aver visto il gioco, seppur per poco tempo, credo che sia un acquisto obbligatorio. Hai visto, abbiamo convinto di nuovo Tsuwa-chan. Con lei vinco facile. Abbastanza. Il direttore. Ah, sì, la scena col direttore, ok. Oh, oh, adesso so cosa succede. Sì, anch'io so cosa succede. Madonna, sto movimento di Zack. Madonna mia, mi ricorda anche quando lo incontri in Kingdom Hearts. Oddio, come si chiamava il... Cazzo, il prequel. Birth by Sleep. Lo faceva anche lì, sì. Bellissimo, tra l'altro, è uno dei migliori Birth by Sleep. Io invece quel movimento ricordo di averlo fatto con alcuni amici una fiera del fumetto alcuni anni fa. Eravamo un bel gruppetto, ci guardavamo tutti male, però i fan di Final Fantasy si apprezzavano e si univano. Ci sta. Ah, adesso si combatte di nuovo contro i ninja assassini. Emozioni intense, via. Dove andate? Sì, mi ricordo che cosa succede. Anche perché con la mia prova di settembre mi ero fermato. È arrivato più o meno qui, credo. Mi sono fermato proprio qua. Forse un po' più avanti, ho finito questo capitolo. Leggermente, esatto, ho finito questo capitolo. Cavolo, questi sono bassissimi. Oh! Questa è proprio la parte di storia che collega la fine di Butai alla campagna vera e propria di Crisis Core. Esatto. Oh, questo combattimento funge da ponte, diciamo. Sì, infatti. Perché qui sta accadendo qualcosa di impensabile. Anche il direttore è migliorato tantissimo. Su PSP lo ricordavo tremendamente spigoloso. Ce ne sono ancora un po' di spigoli, per carità, però i miglioramenti ci sono. Sì, di gran lunga. Ok. Adesso torniamo. Dunque. Parliamo di Angel. Ti voglio fare una domanda. Sì. Tu che il gioco l'hai giocato all'epoca, che cosa ne pensi di questo personaggio? A me... Il maestro di Zack. Mi è sempre piaciuto sia lui sia il ruolo che gli hanno dato. Non è tra i miei personaggi preferiti, però secondo me è interessante. È abbastanza ben scritto. Ora sono passati tanti anni, cioè ricordo la trama originale, però adesso non ricordo tutti i dettagli, tutte le scene a cui è collegato, eccetera, eccetera. Però nulla, mi è sempre piaciuto, ho sempre trovato intrigante il modo in cui l'hanno un po' collegato tutti gli eventi, tutte le vicende. Te invece hai qualcos'altro? Ti ho fatto questa domanda perché in realtà, se vogliamo, Angel è una delle fonti di ispirazione di Zack. Quindi come diciamo, Zack ha trasmesso poi qualcosa a Cloud, però a sua volta possiamo dire che la fonte sia Angel. Come no? Ecco perché te l'ho chiesto. È un personaggio che, come te, non mi è mai dispiaciuto, non l'ho mai neanche adorato troppo, però senza... condivido quello che hai detto. Senza lode. Penso però che un mentore fosse necessario nel percorso di Zack. Sì. Non mi è mai dispiaciuto. Sì. Ah, ecco, questa battaglia con Ifrit, ecco, me la ricordo abbastanza. Vedete ragazzi, avete visto quella barra viola
sì, accanto a Ive poco fa. Ecco, quella precede la mossa speciale che sta facendo adesso. Se Gabriele fosse riuscito ad azzerare completamente a svuotare completamente la barra, avrebbe fermato l'attacco e stordito per qualche secondo la Samu. Sì, sì. È una cosa che su PSP non accadeva, perché secondo me ribilancia tantissimo. Poco fa ha rischiato anche di morire perché era senza PS, quindi sì, le battaglie sono molto più coinvolgenti adesso rispetto a una volta. Io mi sa che sta battaglia la perdo adesso perché ho... Ah, non penso. Insomma, in realtà ti basta schivare quando vedi che si piega, o comunque sì, parare, perché la parata minimizza tantissimo i danni. Aia. Quando sì, vedi che si muore. Sì. Aia, non c'è abbastanza. Devo un attimo ricalibrare tutto. Attenzione. Vabbè. Sconfitto. Riproviamo. Allora, riorganizziamo l'equipaggiamento, ma in realtà mi sembra che non ho molto... Funzione che io apprezzo tantissimo. Sì, anche io. Ne avrò usufruito una volta con una missione secondaria, della missione dove ho trovato un mecha che era, sì, era molto più forte di me, non ero pronto. Però cambiando l'equipaggiamento, bene o male, me la son cavata. Sì, concordo. Va bene, io direi che siamo pronti a riprovare. Vediamo un po' se ci riusciamo stavolta. Ehi, ok, forse... Anche perché in questa del gioco non dovreste aver trovato chissà quale accessorio. No, infatti. Si bloccano dal capitolo 2, se non ricordo male, quindi... Sì. Anche volendo cambiare qualcosa, c'è molto. Dai che ti spammo. Magari sai cosa, se ti esce una limit break, conserva. Ah. Gliela spammiamo quando prova a fare il super attacco. Sì, giusto. Ah, ecco un super attacco, vediamo di indebolirlo il più possibile. Forza. Ah, sempre 25%. Va bene. Comunque, saltiamo. Ah no, potevi usare la limit break usata, cioè uscita dalla prop machine. Ah, giusto, questo qua. Bastava prendere il triangolo e diciamo che regali, però vabbè. Scemo io, sì, lo faccio adesso. Scemo io che non vedendo il comando su schermo triangolo non... Sei troppo cattivo con te stesso. Ah, attenzione. Aia. Dai che siamo a metà. Sì, ce la possiamo. Questa è la volta. Cioè, tu non difendi, ma tu giusto morto. Cavolo. Aia. Riusciamo. Mi sa che io ho fatto qualche missione secondaria. Attenzione. Ce la possiamo fare. Forse. No, niente, perché. Vediamo. Eccolo. Ah, fare altro. Ah, cavolo. Però puoi curarti quelle pozioni, in realtà. No, non ne ho, le ho finite. Aia, questo è un problema. Questo è un gran problema. Vabbè, ora sembra. Peccato perché c'eri quasi. Sì, esatto. Vabbè, adesso... Ah, però... Vabbè, ormai avrei memorizzato più parte. Però ho usato una coda di Fenice. Ah, giusto. Vabbè. Allora forse... Ti piace vincere facile. Allora forse c'è speranza. La speranza di vampa, come dice Gandalf. Magari... La schivata non è molto responsiva, un po' scattosa, un po' macchinosa la schivata. Non lo so, io ho avuto più difficoltà con la parata. Anche la parata. Sì, mi fa, cioè la parata mi dava l'impressione che... avesse, cioè, i tempi di reazione erano troppo lenti, abituato poi a ben altri titoli più recenti, quindi ci ho faticato un po' a passare dall'attacco alla difesa. Sì, ci sta.
Dice Tommaso che gli è stata una tentazione di giocare al 7 remake, ma ha troppi giochi in backlog. Ah, non parliamo di backlog. E qui una cinquantina di titoli. Sì, siamo in due. Bene, abbiamo sconfitto il capitolo 1 è finito. Oh. Finisce tra qualche minuto. Quindi sì, per il 19 saremo a metà capitolo 2 più o meno. Non mostreremo neanche grandi spoiler. No, è solo l'inizio. Assolutamente. Allora, vedi la capigliatura di Sephiroth. Sì. Lì pure si poteva fare qualcosa in più. Sì. Quelle strane pieghe. Sì. Però sì. Se pensiamo a come era su PSP, il miglioramento è notevole. Di gran lunga. Solo che noi adesso su PlayStation 4 e 5 abbiamo la. Sì. La pietra di paragone del remake. Ti confesso che io vorrei provarlo su Switch. Sono curioso. Vorrei vedere come gira sulla. Esce in contemporanea su Switch? Sì. Okay. Non ricordo male. Tutte le versioni PS4, PS5, Xbox e Switch usciranno il 13 di dicembre. Curiosa sta cosa poi, che questo è multipiattaforma. Mentre e la trilogia no, sì. Per ora. Sì, no. Che secondo me è un indizio importante in realtà. No, è un indizio che ti fa capire che prima o poi, magari non su One, però. No, su One no, però su Serie X, S. Genesis e Angiro insieme per sì. Genesis te ittara secondo ya sanzo de kiechimatta yasuda so a fare i tuoi squat. Ore tachi o osotte kitan da so. Beh, è giusto, è importante tenere i glutei. Sorja no hokuri forma. Dare yori mo daiji ni shiten dakara. Antaku nani ga dou natten da? Anjiru. Va bene. Hayaku modotte koi. Prima parlando di Dark Souls Cerberus. È acceso di nuovo quel campanello d'allarme che avevo spento a fatica negli ultimi mesi. Ogni volta che sento parlare di quel gioco la pelle d'oca ancora oggi. E io penso che ci dobbiamo rassegnare al fatto che... che Nomura lo voglia ripescare. Che Nomura lo vuole ripescare. Sì. Sono abbastanza convinto di ciò. Poveri noi. sì. Poi magari con un'operazione alla Final Fantasy 7 Remake riescono anche a migliorarlo e a sorprenderci, però ci credo poco in niente. Guarda, la base di partenza è quella. Delle cose le hanno già utilizzate, tra l'altro, e non le hanno utilizzate in maniera molto brillante, secondo me. Ma neanche troppo male, in realtà. Se ti riferisci a DLC di Yuffie. Sì. Non bene, ma neanche malissimo. Secondo me è un ni, quello che hanno fatto con quei personaggi. Tax no Zonda. Ok. Quindi adesso inizia il capitolo 2. Vabbè, noi possiamo ancora streamare, abbiamo ancora una mezz'oretta davanti. Sì. Adesso il gioco si apre un pochettino, no? Sì. E possiamo fare qualche side quest. Esatto. Ora che hai Zeng, durante le battaglie puoi chiedere il bombardamento. E arriva proprio l'elicottero della Shinra e lancia missili contro gli avversari. Mi sono sempre chiesto, ma perché non coinvolgono nell'esplosione? Ecco. Tommaso scrive, ma è possibile che i volti siano meno dettagliati del 7 remake? Sì, Tom, perché questo non è un remake come lo era Final Fantasy 7. Questo è una remaster, quindi parte da una base grafica e tecnica che è, quella del gioco PSP. E la rifinisce, la pulisce, artisticamente si avvicina ovviamente al remake, ma il più possibile.
Esatto, ma ovviamente ha sicuramente un bagaglio grafico inferiore. Allora, no, non sono ancora pronto. Viaggia su livelli qualitativi diversi, mettiamola così. Esatto. Su binari completamente diversi. Esattamente. Sì, è una bella remaster, Tommaso. No, tutto sommato sì, è un bel lavoro. Concordo. Allora, devo dire che mi aspettavo molto, ma molto meno, e invece sono molto soddisfatto. Infatti. Allora... Per essere un gioco PSP, va benissimo così. Sì. Cioè, abbiamo fatto di peggio, abbiamo visto di peggio in tempi recenti, quindi... Come no? Io sono quasi sempre deluso dalle remaster, ti dico. Questa è forse una delle uniche due o tre volte in cui... posso dire tanto di cappello a Square. Come no? Assolutamente. Allora, adesso noi possiamo anche esplorare un pochettino Midgar, eh? Non che ci sia molto, però sì, facciamo un giretto. Così possiamo farci un giretto. Facciamo vedere le tre fangirl di Midgar, famose. Ah! Cominciamo a parlare dei fan club. direi. Sembrerà assurdo a chi conosce Sephiroth come il pazzo omicida. E invece... quest'epoca lui aveva un fan club. Tipo di qua ho visto dei punti esclamativi. Sì, sono i punti esclamativi a sud. Eccole qua. Eccole qua, le direttrici, le responsabili dei vari fan club. Le fangirl stanno anche in Crisis Core. Queste, come vedete, sono personaggi molto secondari e infatti... sono bruttine. Come dicevo, lo stacco tra i principali e i secondari, anzi tra le comparse, diciamoci la verità, non i secondari, le comparse. C'è uno stacco abissale. Esatto. Cosa che tra l'altro c'era anche nel remake, però quantomeno la qualità grafica rimaneva uniforme, era proprio il design. La base di partenza era diversa, sì. Era diversa, quindi... è proprio che a livello di design le comparse erano completamente scollate dal resto. Meno interessanti, qui proprio siamo a livelli proprio bassi. Queste tre. Fan di Genesis o... In realtà poi ogni tutte e tre, uno non esclude l'altro. Allora, solo che poi ti beccherai le email da tutte e tre. E vabbè. E io mi unisco. Io mi unisco a tutte quante. Non è un problema. Allora. Meglio tre che uno, no? E infatti. Va bene. Vediamo un pochettino che cosa c'è da fare qui. C'è qualche altro punto esclamativo? Andiamo sì, a vedere se non sbaglio. A nord, sì, andiamo. C'è un personaggio che ti darà, cioè innescherà una serie di side quest, che volendo possiamo anche farli. L'importante è che non facciamo l'ultima, perché in questo momento non ci riesci. Va bene. In questa parte del gioco è proprio impossibile. Va bene. Te lo dice uno che ci ha provato migliaia di volte negli anni. Ti credo. Allora, qui intanto c'è qualcosa, vediamo. Allora, grazie per il tuo servizio, non so chi tu sia. Io lo chiamavo il soldato rosicone all'epoca. Perché poi devi tornare a parlarci in realtà a un certo punto. Sì, infatti non è molto amichevole nei nostri... Assolutamente. Siamo noi, tutto ciò di cui Midgar ha bisogno è il dipartimento di ordine pubblico. Quanti ne abbiamo ammazzati di questi? Hai fatto uno spoiler o sbaglio? No, nei panni di Cloud. Ok. Ah, ok. Nei panni ti tengo panni d'occhio. No, io dicevo nei panni di Cloud. Ma sì, scherza. Vabbè, questo era solo un dialogo. Tra l'altro, tu hai mai visto l'anime legato a Crisis Core? In realtà, com'è che no, si chiamava? Mai. Era un piccolo OAV di una mezz'oretta con protagonista Zack e un Cloud. Diciamo, era, se non sbaglio, si chiamava o Last Order oppure Lost Order. Non ricordo, credo che si chiamasse Last Order. Durava una mezz'oretta, non era neanche tanto male. Anche se poi, ora come ora, non sarebbe neanche canonico, perché una scena differisce da quanto poi avviene nel finale di Crisis Core.
Chiaro, chiaro. Va bene, qui abbiamo esplorato tutto. Andiamo a vedere altre aree. Se chissà se qualcuno in chat l'ha mai visto questo breve anime. No, io no mai. Anzi, ti confesso che non conoscevo manco la sua esistenza. Quindi. Ah, però. Sì, sì, no, l'anime non me lo sono proprio perso. Forse è il caso di parlarne prima o poi. Beh, magari un bell'articoletto sull'anime di Crisis Core entro l'anime legato del a Crisis Core. Sì, possiamo anche farlo. Sì, si, sì. Si potrebbe fare, no? Te lo assegno proprio adesso in diretta davanti a tutti. Vai, parliamo di questo speciale prossimamente, va bene. No, qui non c'è niente da fare in quest'area, quindi direi che possiamo tornare indietro. Vedete ragazzi, quando io e Gabriele parliamo partono così le idee. Direi che è giusto, direi che è giusto. Va bene, e secondo me ci conviene tornare dentro il palazzo. Sì, forse è meglio rientrare alla Shinra. Facciamo qualche missione secondaria. Quando sì, ci no, basta raggiungere c'è un salvataggio, no, non c'è granché. Non c'è granché da fare tanto. Cioè, per carità, abituati alla Midgar del set originale, quando su PSP vidi questa piazza, mi strappai i capelli e poi ho cominciato a perderli. No, ero felice perché, cacchio, ho sempre immaginato come sarebbe stato Midgar con una grafica diversa. Certo. All'epoca, tra l'altro, Crisis Core era, non dico il meglio del meglio, però all'epoca Crisis Core era un si po'... Si difendeva molto bene. Il set remake di oggi, diciamo. Sì, sì, sì. Quindi vedere una porzione di Midgar fatta così fu una bellissima emozione. Però effettivamente era soltanto un pezzetto. Sì, sì, sì. Proprio un accenno. Io intanto mi esploro un pochettino il palazzo. Ah, vai nella sala esposizioni. E qui ci ricolleghiamo di nuovo al remake. Fa strano vedere nei panni di Zack un certo camioncino che poi useremo. È vero, è durante lui. Il finale del set. E c'è anche la moto di Cloud. È vero, c'è poi la moto che userà Cloud. È lui, è lei, sono loro. Sì, sono loro. Begli easter egg, begli easter egg. Pensa a te quanto erano vecchi i motori. direi. Allora, sala riunioni, ok. Dov'è la sala riunioni? È qua a fianco. Sì, è all'ultimo piano. Sì. Ok. Allora, dunque, noi adesso... Ah, ci sono un po' di puntini esclamativi da con cui andare a dialogare. Niente di che, in realtà, però ci daranno qualche side quest. Magari le facciamo, dai, accontentami, facciamo le side quest. Va bene, facciamo le side quest. Mostriamole. Va bene. Allora, le materie di origine naturale sono estremamente rare. Una macolite di energia mago incentrata che si cristallizza sotto forma di materia grezza. Niente, ok. Non ricordo male, in questo capitolo c'era anche una un cassetto, diciamo, con cui bisognava interagire un certo numero di volte nella versione PSP. Per ottenere un particolare accessorio. Non ricordo dove sia, forse era nel capitolo prima. Però mi pare che su PSP ci fosse questa cosa, perché dovevi interagire 10 volte, altrimenti non ti dava nulla. Pensate come era nascosto le cose che si facevano una volta. Beh. Ma il punto esclamativo giallo. Ah, aspetta, forse è nella stanza. È qui il cassetto, eccolo qua. Oh, abbiamo ottenuto un Fulgor. Ah, perché adesso Thunder... Credo che uno di quelli fosse in realtà. Ti dava il bracciale. Quello già l'ho preso prima. No, era un affare che interveniva sulla roulette. Poi andrò a vedere sulla guida che ce l'ho da qualche parte in casa. Sepolta magari. Ormai va bene. Ma le side quest ora dove... Ah, aspetta. Al salvataggio, sì, sì. Perfetto, allora, compagnia elettrica Shinra.
Ok, quelle, cioè, rivalità quelle tra della compagnia elettrica Shinto, ecco, sono quelle che ci ha dato il soldato Rosicone in strada. Bene, facciamole. Inizio missione. Facciamole. Eccoci. Vediamo un po'. Sì, facciamo vedere quello che dicevo io all'inizio. Le missioni sono meno male tutte uguali. Sì, sono, però dei corridoi. Qui c'è da dire che è anche un po', tra virgolette, colpa dell'hardware su quale, certo, è nato il gioco. Su quale, certo, la struttura. Cioè non si può chiedere, non si può pretendere chissà cosa. Certo, no, è la struttura, non si poteva, cioè non si poteva pretendere. Non si poteva cambiare quella. Esatto. La puoi abbellire, ma la struttura è, rimane quella, a meno che non fai un remake. Sì, 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 esatto. Devi, esatto, fare le mappe. Serviva altrimenti, cioè un remake proprio, cioè, era un impegno notevole poi. Sì, sì, sì. No, no, e mentre loro stanno già facendo la, la trilogia, il Final Fantasy 16 e altri progetti, rifare da zero anche questo, secondo me, poteva esserci, cioè, sì, forse neanche tanto necessario come stiamo vedendo, almeno dal mio punto di vista. Va bene così. Secondo me hanno fatto il meglio che potevano. Mm-hmm. Allora, qui sarei giusto intervenuto su dei piccoli dettagli, però va bene. Tipo? Non dicevamo, i modelli poligonali di alcuni personaggi. Ok, ah ok, sì sì. Sephiroth, per dirti. Cioè, sì, 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 concordo. Dei piccolissimi accorgimenti extra rispetto a quelli che hanno già fatto, come la mappa durante le fasi di esplorazione. Però va bene anche così. Io penso all'originale. Sì, sì, nel complesso è un miglioramento notevole. È comunque un bel miglioramento. Sì, sì, concordo. Cioè, oltre le mie più rosee previsioni. Sì, sì, sì. Allora, ovviamente noi adesso dobbiamo trovare due casse da credo aprire. Che ti convenga guardare la mappa ogni tanto, perché qui ti perdi. Ho notato, non mi ricordavo. E qua ti perdi veramente perché sono tutte uguali. Sì, in sì. Allora. Ah, però in effetti c'ho l'indicatore su schermo che mi dice dove devo andare, quindi... Sì, ti dice dove devi andare, però se c'è una parete in mezzo non ti dice da quale lato devi andare a un Ah, video. No, questo... Quindi ci vorrebbe una minimappa. Questo è chiaro. Sì, sì, questo è chiaro. Ok. Attenzione che... questo maluccio. Sì, sì, no, mi sono... sono ripreso, per fortuna. Ah, ma questi sono... Ma lì sì, fare cieli come niente, questi. Perché hanno la vita gigante? Hanno la barra della salute gigante. Vabbè. Ok, uno è fatto. Molto bene. Eccolo qua. I prossimi andranno meglio. Sì, sì. Come no? Basta che tu ne sia convinto. Come no? Importante la convinzione. Allora, c'ho qualche nuovo equipaggiamento. Vediamo un po'. Forse un accessorio. Sì, no, in realtà c'ho anche una lama crio, un bonus PV. Poi ho sbloccato anche un fulgor. Allora, Sì. Ah, in questa fase le shortcut per le materie sono poche, poi dal capitolo 3 o 4, se non sbaglio, ne spuntano fuori altre due. Però io posso farmi, posso farmi anche più set, posso farmi sì, anche più set. Sono di... una mezza dozzina forse. Sì, sì. Puoi fare delle build alternative, in base all'avversario. E io... Domanda importante. Dimmi. Per me che non ho giocato Final Fantasy 7, non ho spoiler al riguardo, ho giocato solo la prima parte del remake, è consigliato giocare... Oppure è meglio che mi gioco tutto il remake solo dopo che si score? Domanda che abbiamo già risposto in realtà. Crisis Core secondo me puoi giocarlo sia prima che dopo il remake. Anche se personalmente, visto quello che poi... vedrai dopo aver finito il remake ti direi di giocarlo dopo il remake, sì. Oh, ma guarda dove siamo finiti. A questo punto forse è meglio farlo dopo il DLC di Yuffie. Domanda, il set di scorciatoie, per esempio il set 2, lo posso devi andare nel menu.
Dico, e i set li posso switchare in tempo reale? Solo durante il menu lo puoi fare con il solo nel menu. Ma non c'è nessun, comando in battaglia che permette di switchare, solamente nel menu. Solo nel menu, ok, non mi ricordavo questa cosa. Peccato, peccato. Non dirmi che hai iniziato la battaglia con un set in costruzione. Sì. E vabbè. Succede. Fortuna. Dobbiamo alzare un po' il livello di sfida, dai. Per fortuna la missione. Però non ci divertiamo. Per fortuna la missione non è particolarmente impegnativa. Ma di la verità che l'hai fatta apposta. Perché ti piace. Capito, l'ho fatta apposta. Ti piace la difficoltà. Sei un maniaco della difficoltà anche tu. L'ho fatta apposta. Mi avete scoperto. Fai finta di buscarle. Il caso vuole che io ho equipaggiato Fulgor e in questa fase sono. E lo vedi che stai mentendo, era fatta apposta. Capito? Urbori. Perfetto. Sì, lui è sempre convinto di che un giorno mi batterà. Sì, sì. Guarda che poi ti ho detto che l'ultima c'ha ragione, Va bene, allora per il momento eviterò di fare l'ultima. Ecco, adesso. Ok, dice Brisava, grazie per la risposta. Io intendo prima. O comunque. No, dopo le parti devono ancora uscire. No, giocalo dopo Yuffie e prima di Rebirth. Secondo me è quella la sua giusta collocazione. Perché prima del remake svelerebbe troppe cose. Dopo Yuffie è perfetto. Dopo Rebirth sarebbe già tardi probabilmente, perché altrimenti, cioè, che rischieresti di iniziare Rebirth senza sapere bene chi sia Zack, quindi questo è il momento migliore per giocarlo. Vabbè, io continuo le sfide della Shinra perché per il momento sono fattibili. Per il momento sono fattibili. Poi sì, la sesta quella impegnativa perché c'è un mecha. Ah, bene. In questo momento mi sembra abbastanza prevedibile. Sì, perché ti sciotta. Ah, molto bene. A meno che non te la giochi molto con la parata. No, sono. I parametri di Zack sono molto bassi in questo momento. È chiaro. Ti fa un attacco da 1500 più o meno. A meno che non pari al momento giusto. Però. Rischi di ripeterlo 3-4 volte prima di riuscirci. Come vedete ragazzi, le missioni sono bene o male tutto uguale. Magari se ne facciamo un'altra, cambiamo set. Così. Certo. Becchiamo una location diversa. Però la struttura è molto ripetitiva. Farne 300 non è proprio il massimo. Mettiamola così. Ah, vabbè, certo. Però se volete recuperare le materie più rare, collezionare le summon, preparare delle build anche un pochino fantasiose, allora dovete fare tutte le missioni. Anche perché ce ne sono un paio sono due set interessanti in realtà. Uno non ve lo dico. L'altro invece vede coinvolta una certa ninja. Oh, ecco. Quello è un incentivo. Minchia, la Macrio è. Sì. Sicuramente più dell'assalto che ti danno all'inizio. Esatto. Molto bene, molto bene. Va bene, noi intanto ci avviamo verso la chiusura. Manca più o meno un quarto d'ora. Direi senza inerpicarci nel secondo capitolo della storia. Facciamo ancora qualche secondaria. Anche perché rischieremo di fare spoiler. Vale. C'è una scena in particolare all'inizio che rivela troppe cose. Va bene. Vediamo. Siamo stati attentissimi, quindi. Sì, siamo stati bravi. Allora, le abbiamo fatto vedere la guerra perché bene o male sappiamo tutti chi vince la guerra. Esatto. Però quello che avviene da questo momento in poi. Esatto, sappiamo bene come va a finire. Ok, abbiamo finito anche questa missione. Tra l'altro io ho appuntamento a minuti con un altro prequel. Perché sto giocando da Conquest Treasures in questi giorni. Ah, giusto. E di quello poi ne purtroppo parleremo. Purtroppo si è accavallato con questo, quindi sì. Usciremo leggermente in ritardo, perché non riuscivo a farli entrambi, sono giochi piuttosto lunghi. Certo. Parleremo prossimamente anche di quello.
È il mese dei prequel questo. È vero, eh? È vero. Attenzione, mi è arrivato un bel camione. Ma allora sono forte. Sì, sono gli stessi di Wutai, insomma. Esatto, perché stiamo inseguendo... Sì, Rick, la faremo. Ci sarà anche Michele Sabato. Sì, 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 la faremo, la faremo. Io so anche quando è, però possiamo ancora dire. Io non me lo ricordo, ma... Bene, faccio finta di non saperlo. Esatto. La prossima settimana, comunque. Ah, molto bene. Sempre belli questi flashback che poi partono. Sì, le prime volte magari. Poi no, poi forse dopo ti rompe un po'. Però il puoi cazzo. Saltarne in realtà, e questo è il vantaggio della riunione. Io per ora me le guardo. Dico penso che un paio. Ce ne sono un paio che io ho visto tutte le volte. Ce n'è uno con Eris, non salto mai. Eh beh, immagino. Anche se. Sia chiaro, io faccio parte del team Tifa da sempre e per sempre. Anche io, da sempre e per sempre, pure io. Ok. Allora, mostri campione. Vediamo. Possiamo continuare a essere amici. Esatto. No, no, anche io. Sempre team Tifa. Per quanto Eris non è che mi sta sul cazzo, comunque mi piace. Assolutamente. Molto. Oh cacchio, c'è un Ifrit. A me nell'originale non piaceva lei, però, Adesso l'ho detto. Ah. Perché comunque la perdevamo troppo presto. Oddio, troppo presto, la perdi a metà avventura. Uno, dai. Troppo presto, che metà, dai, fa 21 di 3. Sì, vabbè, hai ragione, bene. Dai, su. Era troppo presto. Io non. All'epoca non riuscivo a funzionare. Però. Invece con Crisis Core è rimasto. E Advent Children è cambiato con la compilation. Sì, sì, sì. Dai che gliela rompi, credo. Quasi, 25%, che è meglio di niente. La rivincita con Ifrit. Perché questo... Giustamente, scegli una missione con Ifrit. Vuoi la rivincita, Vabbè. Vai, con tumulto! Mi si è detto che questo sarà il suo regalo di Natale. Ci sta assolutamente. Ci sta assolutamente. Da poco. Dengete, ecco. Non dite a Giada quello che ho detto, però lei lo sa in realtà. Io ci metto un po' ad affezionarmi ai personaggi, ragazzi. Sette ore non mi va. Ma in realtà. Infatti con i giochi lei... brevi non mi affeziono a niente. Ma lei infatti è tintita, eh? No, parlavo del fatto che nell'originale non mi legai granché a lei. Ah, ok. No, ma. Perché lei si è ci rimasi malissimo. Ah, certo che però non sentivo magari il trasporto che so per certo sentirò adesso se e quando. Oh, bombardamento. Eccolo là il bombardamento, sì. è molto strano quello come attacco, perché tu sei al chiuso, il proprio terra aperto. Vabbè. Però sono dettagli. Sti cazzi amici. Poi bombardano i nemici però fa. Aia. Aia. È un po', se vogliamo. Invitiamo probabilmente. Sì. Il vecchio metodo di innesco delle Guardian Force nei vecchi, ti ricordi nel 7, nell'8, nel 9? Sì. Arrivavano i GF, i Zam, le locazioni, chiamatele come volete. Anziché stare sul campo di battaglia come nel 12 o nel 10, comparivano, sì. C'era la loro cazzina. Vedevi la parte del mondo che non esploravi, facevano i fatti loro e se ne andavano. Esatto. Allo stesso modo funziona queste limite. Aspetta, mi è caduta una cuffietta. Ok, ci sono. È un po' un lascito di quell'epoca lì. Sì. Vabbè, ragazzi, come vedete, adesso magari ci facciamo ancora una missioncina o due e poi stacchiamo. A caccia di materie? Sì. Ah, vai nelle miniere, ok. Le missioni secondarie sono un po' tutte così, un po'... Sì. Tutte abbastanza ripetitive. L'obiettivo fondamentalmente è avanzare, ammazzare gente, sconfiggere il boss, trovare oggetti, eccetera, eccetera. E magari nel frattempo aprire i vari portali lungo la strada, però. Non esatto.
La cosa piacevole è che si può passare da una location all'altra e affrontare avversari diversi. Adesso stiamo affrontando dei mostri, comunque delle bestie, quindi... Che non abbiamo mai visto. Che non avevamo, la live. Che non avevamo mai visto, quindi comunque ci sta, ci sta. Sì, solamente che Fulgor in questo caso non c'è, quindi forse è il caso di cambiare di nuovo set. Effettivamente. No, più che altro il consiglio che vi do, e che sicuramente ve lo dà anche Antonello, è quello di bilanciarle, intervallarle sapientemente con la trama. Cioè, non mettetevi a fare... A parte che non potete, perché poi le missioni secondarie più avanzate si sbloccano avanzando con la trama. E poi si sbloccano avanzando con la trama. Poi magari alcune diventano pure troppo difficili. E poi se si fanno troppe missioni secondarie si rischia di diventare eccessivamente potenti. Quindi bisogna bilanciare trama e side quest. Esatto. Fatelo in maniera consapevole. Vai col multipendente. Ora. Perché questo sembrava un messaggio subliminale, vero? Cioè? Fatelo con... Ah, fatelo con... Anche quello, anche quello. Anche quello. Me l'hai servita. Assolutamente anche quello. Assolutamente anche quello. Va bene, amici, secondo me abbiamo visto quello che bisognava vedere, almeno dell'inizio di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Io a questo punto passo alla schermata, esatto, alla schermata di Q&A, volendo tirare un pochettino le somme. Final Fantasy Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è un'ottima remastered, che si pone a metà strada effettivamente tra un remake e una remaster. Antonello l'ha più volte definita una remaster plus, diciamo così, una remaster premium, come la vogliamo chiamare. Riesce ad attualizzare sia da un punto di vista visivo, ma non troppo, ma soprattutto da un punto di vista del feeling, pad alla mano, l'opera originale, che nasce da un contesto strutturale, tecnico, praticamente di 15 anni fa, tra l'altro su una piattaforma ormai super vetusta come la PSP. Secondo me il lavoro che hanno fatto, che non grida al miracolo e non raggiunge le vette d'eccellenza di Final Fantasy VII Remake, è un lavoro più che dignitoso, anzi più che soddisfacente. È un ottimissimo compromesso. È un ottimo compromesso, bravo, è un ottimo compromesso. L'otto e mezzo che gli ha dato Antonello in fase di recensione direi che corona tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Amici, io vi ringrazio per averci tenuto compagnia in queste due ore. Antonello, come sempre, ringrazio te per la chiacchierata e la compagnia. È sempre un piacere. Anche per me, sempre. Il gioco esce il 13 dicembre, giusto? Tra una settimana circa, poi sicuramente magari non so se lo riporteremo ancora in live, poi si vedrà, insomma. Ah, vuoi che Giada non faccia qualche live su questo? Sicuramente poi avremo modo di organizzarci. Amici, grazie a tutti, buona serata, noi ci rivediamo, mi sa, direttamente dopo domani per i TGA. Io domani non ho live e nulla, a presto, baci, ciao a tutti. Bye bye. Ciao ciao.